Matteo, come curiamo la nostra igiene quotidiana, beh, torniamo un pochino bambini, quindi qui non abbiamo la doccia come a casa, né abbiamo l'acqua corrente, quindi ci dobbiamo adattare. E come lo facciamo? Utilizziamo delle salviette umidificate, utilizziamo degli asciugamani che sono imbevuti di sapone e aggiungiamo dell'acqua. Dopodiché puliamo il nostro corpo con questi asciugamani, ne utilizziamo altri per asciugarci, e questo è il modo di mantenere un pochino l'igiene del corpo il più possibile vicino come quella a terra. Over. Studiando per molti mesi, questo è fondamentale per poter essere pronti poi ad affrontare una missione spaziale, quindi ci si addestra, si studia tantissimo, si torna studenti, si rimane studenti, ci si allena anche fisicamente, bisogna rimanere anche concentrati, quindi c'è anche un allenamento mentale che va fatto, un allenamento psicologico, quindi tanto addestramento, tanto allenamento, ma anche tanta passione e pazienza. Della stazione spaziale è difficile annoiarsi, abbiamo tantissime cose da fare tutto il giorno, il nostro tempo utilizzato da terra, da lì, che hanno portato qui gli esperimenti che contano sul nostro aiuto per svolgerli, quindi le nostre giornate sono piene di attività, e se per caso hai qualche minuto libero e ti sta per annoiare, vai nella cupola della stazione spaziale e puoi vedere un panorama. Over. In microgravità tutte le sensazioni sono un po' strane perché sono completamente nuove, la prima volta si rimpara un pochino a camminare fluttuando nello spazio, volando senza avere le ali, e quindi bisogna imparare a muoversi in queste tre dimensioni, chiaramente anche l'organismo si modifica un pochino e quindi si impara a conoscere una nuova fase del proprio organismo che si adatta a questo volo particolare. Over. Ciao Paolo, allora io porterò avanti diverse ricerche proposte da diversi istituti e istituzioni italiane, sto facendo delle ricerche su malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer, ci sono degli esperimenti sulla parte tecnologica, quindi proverò una nuova sonda spaziale, darò una mano a sistemare alcuni sistemi.